Adesso Lorenzo cambiamo totalmente argomento perché guardiamo insieme l'approfondimento curato da Raffaele Genzante. Oggi affronta una tematica che sta diventando purtroppo un problema perché parliamo di gioco d'azzardo. Questo è il Castello Cantelmo di Pettorano sul Gizio. Qui, in questa splendida rocca, si è svolto un convegno organizzato dal Centro di Psicologia Clinica di Pescara, argomento molto serio e sempre più sentito, le dipendenze dai social e in genere dall'uso di cellulari e dal gioco d'azzardo. Per scoprire poi che le due dipendenze che stanno graffiando l'anima dei più giovani sono apparentate, anzi consanguine, l'una è la porta d'ingresso dell'altra. In Abruzzo non esiste un centro strutturato per affrontare questa nuova emergenza, ma in questa occasione è stata presentata la sfida. Quello che manca attualmente nell'assetto territoriale della regione è una struttura che si dedichi esclusivamente alle dipendenze tecnologiche, perché esistono altre strutture ma che si occupano di dipendenze tradizionalmente legate a sostanze, ma mancano strutture che possano in qualche modo offrire la possibilità di trattamento residenziale a chi è affetto da problematiche più serie come per esempio il gioco d'azzardo, quindi sono tematiche queste che riguardano non solo gli adulti ma anche gli adolescenti. Per capire meglio di cosa stiamo parlando, facciamo un esempio concreto sul rapporto tra videogiochi, il pane quotidiano di tanti ragazzi, e gioco d'azzardo. Ho voluto portare l'attenzione sulla convergenza esistente tra gioco d'azzardo e videogiochi, un argomento di attualità che sfugge alla consapevolezza di più, soprattutto perché gli utilizzatori di videogiochi sono spesso giovani e giovanissimi e quindi non hanno consapevolezza, a differenza dei giochi d'azzardo, di quelle meccaniche strutturali ed estetiche che possono rappresentare delle similitudini tra entrambe queste attività. Una delle espressioni massime della convergenza che si ha tra videogiochi e gioco d'azzardo è l'utilizzo di casse premio, chiamate loot box, che in qualche modo rappresentano delle casse di tesori che i videogiocatori ottengono raggiungendo determinati obiettivi o ricorrendo a delle microtransazioni. Il meccanismo di queste casse è molto simile a quello di una slot in cui io investo del denaro e poi casualmente ottengo un oggetto. Questi oggetti che i videogiocatori ottengono a volte hanno carattere prettamente estetico, altre volte sono degli ausili che gli aiutano magari gli aiutano nel gioco ad essere più efficaci nel raggiungere gli obiettivi. Ad oggi sappiamo che la presenza di cassa all'interno dei videogiochi è correlata comunque a un maggior disagio emotivo dei fruitori di questo medium. Questo convegno è motivato dal fatto che abbiamo fatto un'istanza ben precisa con la collaborazione del Comune per l'autorizzazione sanitaria di una struttura che fosse impegnata nel settore delle dipendenze patologiche. Abbiamo avuto la partecipazione di diversi esperti del settore che ci hanno introdotto su degli argomenti di estrema attualità. Dal territorio vengono comunque altre esperienze utili, per esempio i club. Cos'è il club? Allora, il club è un gruppo di auto mutuo aiuto. Noi oggi abbiamo parlato dei gruppi di auto mutuo aiuto che nascono negli anni 30 negli Stati Uniti, in particolare con l'esperienza di Alcolisti Anonimi,
Poi negli anni 70 si sono evoluti, sono nati nuovi movimenti dei gruppi, tra cui i club arcologici territoriali, che sono delle comunità multifamiliari dove possono partecipare massimo 12 famiglie che una volta a settimana si incontrano e condividono le esperienze e le difficoltà e i disagi quotidiani della vita quotidiana, in un clima che è empatico, è un clima di condivisione, di rispetto reciproco, di riservatezza, tutti elementi che aiutano le famiglie, perché nei club partecipano le famiglie, a sentirsi sereni, tranquilli e quindi a condividere le proprie esperienze. Attualmente in Abruzzo abbiamo attivi 23 club alcolologici e di ecologia sociale, circa 11 sono nella Marsica, in particolare ad Avezzano, dove nel 1985 è nato il primo club in assoluto, e poi 12 sono nell'area costiera, quindi tra la provincia di Chieti e la provincia di Pescara. Io mi occupo in particolare dei club alcolologici di Manoppello, che è il comune dove sono residente, dove opero insomma con l'associazione. Il campo delle patologie di dipendenza è cambiato nel corso del tempo, in particolare con l'avvento della tecnologia mediatica, le dipendenze sono diventate sempre di più legate alla dipendenza da internet, giochi d'azzardo e altre manifestazioni che ora si sono spostate sul tema dello smartphone, che lo smartphone è diventato uno strumento di informazione, ma è diventato anche uno strumento di dipendenza, perché molti si sono praticamente completamente dedicati a questo, creando delle dipendenze che possono avere carattere di patologia. Di qui una struttura a Pettorano sul Gizio che affronti queste problematiche con strumenti scientifici e con uno staff adeguato. Uno staff che conta diverse collaborazioni. Noi siamo in collaborazione con il Centro di Psicologia Clinica, che è una scuola che opera oramai da oltre 30 anni nel settore della formazione clinica. E quindi abbiamo un numero di staff, di personale estremamente qualificato, in grado di poter fare un lavoro qualificato, basato su una metodologia scientifica che può garantire non solo effetti significativi, ma anche una metodologia basata sull'evidenza e soprattutto sul controllo degli esiti del lavoro che viene fatto. Come è adeguata? E l'offerta della struttura. Questa è una struttura che conta più di 10 posti letto. Noi abbiamo fatto richiesta alla Regione per un numero meno consistente per rendere più agevole la parte dell'autorizzazione e dell'accreditamento. Contiamo su questa disponibilità regionale di far fronte a queste necessità che sono diventate sempre più incessanti, difficili da poter collegare o rispondere in maniera efficace. L'iniziativa di oggi è un'iniziativa molto importante, tratta un tema importante quanto attualissimo, cioè che la dipendenza tecnologica dal gioco d'azzardo oggi è un fenomeno dilagante. I dati dell'ultimo report della ASL sono fortemente preoccupanti, perché c'è stato un aumento a dismisura dal periodo Covid soprattutto fino ad oggi, quindi noi istituzioni abbiamo assolutamente la necessità e il dovere di dover intervenire sostenendo e promuovendo iniziative non solo come questo, ma anche attraverso dei progetti mirati, fondamentali, soprattutto all'interno delle scuole, proprio per cercare di insegnare ai giovani di oggi un corretto stile di vita. Un tempo non esistevano tutte queste forme tecnologiche, la tecnologia sicuramente ci ha reso cittadini del mondo, ma da un lato ci ha tolto tanto. Oggi i giovani di oggi sono connessi e si è persa tutta la parte della socialità, per cui è una dipendenza ormai importante e che va assolutamente contrastata. È una lotta allo stesso livello della lotta contro l'alcol e contro l'uso di sostanze stupefacenti. È un lavoro che va svolto anche nel territorio, quindi un lavoro di prevenzione che noi stiamo già facendo sia attraverso la ricerca con l'Università dell'Aquila, l'Università di Chieti e anche con l'Università di Genova e di Brescia. E quindi abbiamo comunque dei contatti che ci permettono di portare avanti una sperimentazione in grado di garantire dei protocolli e delle procedure terapeutiche sempre più raffinate e al passo con i tempi, perché, come ripeto,
le dipendenze stanno nel corso del tempo cambiando il loro aspetto. Il centro per le dipendenze e le comunità erano centrate tutte sulle sostanze. Adesso invece, con l'avvento della tecnologia mediatica, le dipendenze da internet sono diventate più complesse e vanno seguite con maggiore attenzione, perché stanno compromettendo in maniera seria le nuove generazioni, perché hanno intaccato prevalentemente la fase adolescenziale, che è quella più delicata in quanto può produrre un'evoluzione psicopatologica più grave. Lei ha figli? Sì, ho due figli. Come reagiscono? Come reagisce? Io ho due figli in età adolescenziale e, come tutte le mamme, sono fortemente preoccupata da questo fenomeno, per cui ancor di più mi sento coinvolta a sostenere tutti i tipi di iniziative possibili. Stamattina lei aveva lasciato il cellulare da qualche parte, si è sentita persa, è dipendente anche lei? Ho raccontato proprio questa cosa, il caso ha voluto che proprio questa mattina io ho dimenticato il telefono a casa e per mezz'ora buona mi sono sentita veramente persa. Questo fa capire che la dipendenza oggi non è più soltanto dei giovani, dei ragazzi che utilizzano smartphone o videogame, ma riguarda tutti quanti noi, e quindi questo è un fenomeno sociale che va assolutamente contrastato. Il nostro modello di comunità che abbiamo intenzione di mettere, di creare qui nella Valle Perigna. Io ho avuto esperienza presso il CERT rispetto anche ai modelli delle comunità terapeutiche, e ci sono delle cose interessanti che vorremmo proporre. Innanzitutto la modalità del residenziale e semiresidenziale, ma soprattutto la capacità di attivare tecniche fino ad ora sconosciute nelle comunità terapeutiche. Mi riferisco alle tecniche di mindfulness, alla cura dei disturbi di personalità, ai gruppi di mutuo aiuto, che fanno parte di un programma che noi definiremo individualizzato. Cioè, la maggior parte delle comunità utilizza un modello che si fonda sui principi generali, ma non riesce, e questa è l'esperienza che ho avuto io anche presso il CERT, non riesce a essere focalizzante rispetto ai bisogni dell'individuo. Ma forse adesso è il momento di vederla, questa struttura, addirittura un palazzo del Settecento. Niente di meglio, allora di sicuro non c'erano cellulari e dipendenze tecnologiche, il gioco d'azzardo invece c'era già. Un approccio scientifico che si basa su una metodologia in grado di garantire non solo un programma strutturato, ma anche una valutazione attenta dei risultati. Noi stiamo già lavorando in questo senso, sia attraverso la ricerca che attraverso la sperimentazione. Abbiamo in programma, dall'autorizzazione nazionale della Scuola Italiana di Terapia Cognitivo Comportamentale, una convention che si farà entro il 2025, quindi Pescara ospiterà una convention su questo tema, e quindi chiameremo altri collaboratori, come è successo oggi con la società Incontri e con altre società che stanno molto più avanti rispetto al trend che caratterizza l'Abruzzo. Noi abbiamo questo di Incontri che è fenomenale, hanno una struttura assolutamente molto attrezzata, diversificata, hanno sviluppato un programma molto efficace. La comunità, da quando sono entrato, mi ha aiutato tanto. Già partendo dal fatto che mi ha tirato fuori da una situazione abbastanza critica, perché comunque stare in carcere a 23 anni è comunque una cosa abbastanza brutta. Per il resto io sono stato denunciato dalla mia famiglia per l'uso di sostanza. La mia droga preferita, si può dire, erano i cannabinoidi. Ero molto fiero di me stesso, era altrettanto fiera la mia famiglia. Facevo tutto quello che si aspetta da un ragazzo di 15 anni, ero bravo a scuola, parecchio, facevo sport, facevo atletica leggera a livello internazionale, senza, ho vinto varie competizioni importanti, campioni italiani e via dicendo. Ma tutto ciò non basta, nel senso che un tratto, dal momento che ho conosciuto la droga, e poi io non dico mai solo la droga, perché anche il mondo che la circonda la droga. Quindi noi vogliamo creare dei ponti di collaborazione con chi è più avanti rispetto a questa tematica. In Abruzzo sta
mi sembra ancora un po' legata alle tradizioni. In regione tanto si può fare sia all'interno del piano sociale ma anche con dei progetti extra, per cui noi istituzioni per poter intervenire abbiamo bisogno di voi. Ti ringrazio. A voi.